Cari amici, eccoci in diretta, 22 e 4 minuti su Free Channel Web Radio Television. Questo è Close Up in compagnia di Aldo Liva. Presentiamo subito i nostri ospiti di questa sera, che sono la dottoressa Daniela Palma, da Roma, no? Tutti e due. Sì? Sì, da Roma, entrambi. Entrambi, sì. Entrambi da Roma, Entrambi da Roma, quindi quindi la la signora signora Daniela Daniela Palma Palma e e Guido Guido Iodice, Iodice, che che sono sono ideatori, ideatori, curatori, curatori, gli gli autori autori di di un un blog blog molto molto seguito, seguito, almeno almeno da da gli gli utenti utenti di di In In The The News News e e da da molti molti altri altri che che si si stanno stanno appassionando, appassionando, soprattutto soprattutto in in questi questi periodi periodi di di grave grave crisi crisi economica economica che che sta sta attraversando attraversando l'Europa l'Europa e il e il nostro nostro paese, paese, di di un un blog blog che che si si chiama chiama Keynes Keynes Blog Blog o o Keynes Keynes Blog. Blog. Ecco, Ecco, qual qual è è la la definizione definizione più più esatta? esatta? Keynes, 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 quindi quindi manteniamo manteniamo il si scrive Keynes, ma si l'originale, pronuncia Keynes. perfetto. Perfetto, Keynes Keynes Blog, Blog, che è che è un un sito sito molto molto interessante interessante perché, perché, come come dire, dire, raccoglie raccoglie anche, anche, grazie grazie alla alla bravura, bravura, alla alla dedizione dedizione dei dei suoi suoi autori autori e e degli degli economisti economisti che che vengono vengono riportati riportati o o che che vi vi scrivono scrivono direttamente, direttamente, molti molti pezzi pezzi di di economia, economia, ovviamente ovviamente si si fa fa riferimento riferimento all'economia all'economia di di stampo stampo keynesiano. keynesiano. Sia Sia Guido Guido Iodice Iodice che che Daniela Daniela Palma Palma hanno hanno realizzato realizzato un un testo testo che che si si chiama chiama Uscire Uscire dalla dalla crisi crisi con con Keynes. Keynes. Ecco, Ecco, vogliamo vogliamo partire partire subito subito con con la la signora signora Palma, Palma, alla alla quale quale vogliamo vogliamo chiedere chiedere come è come è nata nata questa questa idea idea del del blog blog e e qualche qualche aneddoto, aneddoto, ecco, ecco, in in relazione relazione a a questo. questo. Ma l'idea del blog è nata parlandoci, perché ovviamente siamo tutti un po' presi dalle questioni che attraversano la crisi economica e viceversa, quello che si registra è una certa insufficienza di informazione accessibile da un lato e sovrabbondanza dall'altro di informazione economica che risente essenzialmente della presenza delle teorie mainstream, che sono anche quelle che ispirano anche le politiche che stanno attraversando sostanzialmente l'Europa e che non vedono, non individuano un ruolo decisivo dell'attore pubblico, quindi un intervento diretto a sostegno dell'economia in una fase di crisi, in quanto caratterizzate dall'idea che il mercato sia in grado di autoregolarsi e quindi sanare fatte tutta una serie di azioni che lo aiutano a riportarsi sulla strada destra, sanare ovviamente tutte quelle che sono le insufficienze. Quindi ecco, c'era l'obiettivo di equilibrare queste due insufficienze, da una parte la sovrabbondanza di informazione mainstream e dall'altra anche la possibilità di accedere a informazioni economiche in maniera un po' più intellegibile e guidata che non in casi, diversamente da quanto può accadere in situazioni specialistiche, ma anche insomma diversamente da quanto accade nei giornali che sono essenzialmente interpreti nella grande Però il Però il blog blog mi mi sembra sembra che che sia abbia abbia già già un un paio paio d'anni, d'anni, no? no? Almeno. Almeno. No, assolutamente, è molto più giovane perché il blog nasce essenzialmente all'inizio di quest'anno come Ah, capito. ideazione e ufficialmente la sua prima uscita si data l'8 febbraio, quindi è molto giovane, anche se ormai sta compiendo quasi un anno, insomma. Nasce insomma non solo nell'ambito dell'attuale crisi, ma nasce poi con l'avvento del governo Monti, con l'avvento del governo dei tecnici che in qualche modo convalida e conferma una visione dell'economia che in effetti poi viene praticata in tutta Europa, che è quella dell'economia del rigore, ma che ha sotto di sé l'idea che vi sia una potenziale di autoregolazione da parte dei mercati. Quindi, insomma, nasce spinto dalla necessità, come dire, di dire che le cose non sono esattamente quelle che si riflette in una sorta di pensiero unico che sta attraversando in effetti poi l'economia da un trentennio. Non Non solo, solo, poi poi io io voglio voglio dire, dire, non non credo credo di di dire dire una una cosa cosa sbagliata sbagliata o o fuori fuori luogo luogo se se dico dico che che voi voi appartenete appartenete comunque comunque a a un un ambito ambito di di sinistra, sinistra, ecco, ecco, quindi quindi le le vostre vostre idee idee sono sono comunque comunque da da collocarsi collocarsi in in quell'ambito quell'ambito culturale, culturale, ecco. ecco. Sì, sicuramente. Intanto Buonasera, buonasera a lei. buonasera, 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 signor signor Iodice. Iodice.
Io questo lo dico perché la grande contraddizione, non che vedo ovviamente nel Keynes blog, ma in molti intellettuali di sinistra, anche economisti, ora non ne cito in questo momento per un fatto di stile, ma mi sembra che ci sia come in Italia un po' di confusione. Cioè, a sinistra che bisognerebbe praticare delle teorie quindi più incisive dal punto di vista della spesa, dello Stato, dell'assistenza, no? Invece si pensa che la soluzione sia il governo tecnico, quindi Mario Monti, che credo che insomma, forse addirittura i repubblicani americani avrebbero difficoltà a seguirlo su alcune cose. A sinistra c'è questo paradosso, quindi che è un po' di una crisi di identità, ecco, anche dal punto di vista economico. Sì, purtroppo questo è un fatto che ha una storia molto antica. Di una sinistra, non solo in Italia, che come dire, ha mutuato i capisaldi della teoria liberista. Se lei pensa che economisti importanti come Giavazzi, come Zingales ed altri si presentano al pubblico non come una destra liberale seria, preparata e quello che si vuole, ma come personaggi di sinistra, certo. al punto che dicono il liberismo è di sinistra, allora lei capisce che questo è uno spiazzamento, diciamo, da una parte della destra che dovrebbe essere liberista, giustamente, perché, e dall'altro di una sinistra invece che ha nel suo DNA il pensiero economico, il pensiero filosofico, non solo di Marx, che da cui origina la sinistra socialista, ma anche di Keynes, che era un liberale progressista. Ora, il keynesismo di per sé, esistono anche variazioni di destra del keynesismo. Se lei pensa che l'attuale nuovo primo ministro del Giappone, che è di destra, è di un partito del centrodestra, si chiama Partito Liberale Democratico, ma è di centrodestra, e ha annunciato delle politiche keynesiane molto forti. La stessa identica cosa sta facendo il governo comunista della Cina. Quindi, perché succede questo? Semplicemente perché uno prende atto della realtà. E allora la risposta alla crisi è una risposta keynesiana, nel senso di un ruolo dello Stato come propulsore della domanda. Poi è chiaro che ognuno se la gira come vuole, perché uno di destra, magari per lui il propulsore della domanda è la spesa militare, ad esempio. Per uno di sinistra sarà invece interventi per le infrastrutture, per lo Stato sociale, eccetera, eccetera. Però il principio della domanda effettiva, come lo chiamava Keynes, cioè il fatto che l'economia va avanti se c'è qualcuno che compra, se c'è qualcuno che spende, se c'è qualcuno che investe, quello non è di destra né di sinistra, è una legge dell'economia. La differenza sta in cosa tu vuoi fare, quella è la scelta politica. Purtroppo la sinistra, non solo in Italia, ha pensato che questo non fosse importante, cioè che la legge della domanda non era ciò che guidava l'economia e che lo Stato doveva ritirarsi perché questo sarebbe stato più efficiente. In Italia si può anche capire, perché noi abbiamo avuto la DC sempre al governo e quindi i comunisti a un certo punto hanno incominciato a pensare che lo Stato era cattivo perché era guidato dalla DC. Ma questo è ovviamente un errore madornale, perché se le inefficienze, i ladrocini, tutto quello che si vuole dello Stato, comunque della classe politica al governo, comunque ci hanno fatto entrare nel G7. Sì, infatti poi l'altra trappola culturale che viene considerato, cioè dei mali nostri, dei vizi, dei mali tipicamente italiani, no? Come si era fatto questo ragionamento anche con il professor Cesaratto, vengono considerati poi i motivi della crisi economica, cioè non si è completamente ribaltato, cioè quello è un problema etico. Ma assolutamente. Non ha a che vedere poi con il problema che lo Stato non abbiamo una banca che supporta i titoli di Stato, non abbiamo lei vede,
non possiamo fare una valutazione. I livelli di corruzione nei paesi in via di sviluppo, i cosiddetti BRICS, quelli che oggi ormai ci hanno sviluppato, ci hanno Sì. superato, non sono più in via di sviluppo. Beh, lì è terrificante. Sì, il Brasile, Brasile, voglio voglio dire, dire, non non credo credo sia sia un un esempio, esempio, Brasile, infatti. i politici non è che rubano solo, uccidono anche. Ci sono stati anche casi. Quindi, Sì, altro altro che che Fiorito, Fiorito, insomma, insomma. ecco. Capisci? Non è quello il punto. Non è quello il punto. Sì, non Non si si riesce riesce proprio proprio a a comunicare. comunicare. No, No, io lo io lo dico dico perché perché io ho ho guardato, guardato, tra tra l'altro l'altro mi mi è è venuta venuta proprio proprio l'idea l'idea di di contattarvi contattarvi guardando guardando il il video video che che non non avevo avevo visto. visto. Mi Mi hanno hanno scritto scritto alcuni alcuni amici amici appassionati appassionati delle delle stesse stesse cose. cose. Mi Mi dicevano dicevano che che questo questo video video l'avevano l'avevano già già visto, visto, questo questo il il video video dell'economista dell'economista Stiglitz, Stiglitz, no? no? Nel convegno della Fondazione Italiana Europei. Che secondo me è stata una delle scene più esilaranti degli ultimi 20 anni, da un punto di vista di poteva essere quasi una scena comica quella, cioè il Monti e la Fornero che prendevano appunti, cioè il professore ha demolito praticamente tutta la politica che stavano attuando e che poi ci ha portato anche adesso, secondo me, ad avere questo grosso ritardo, questa recessione così forte. Quindi lì, voglio dire, come fa la sinistra a invitare? O D'Alema D'Alema non lo lo sapeva, sapeva, non non poteva poteva immaginare immaginare che che poi poi avrebbe avrebbe detto detto quelle quelle cose. cose, Stiglitz. O era una Era una provocazione provocazione in in quel quel caso? caso. No, insomma, sui motivi non siamo in grado di gettare luce. Secondo me questo piuttosto è sintomatico del grado di confusione che Ecco, c'è a sì. sinistra, direi, eh. Perché? Perché poi in verità per quello che è accaduto soprattutto la sinistra italiana dopo la caduta del muro, l'onda socialista che ha demolito un pezzo di sinistra, eccetera, c'è stata quasi una sorta di aspirazione a riscattarsi di un passato che poteva risultare scomodo. In qualche modo la sinistra, da questo punto di vista, è stata una dei principali interpreti nel corso degli anni 90 delle, come dire, opzioni in chiave come, sì, anche di pratica, di proposta politica in chiave liberista. Quindi non c'è stato un vero, come dire, passaggio critico nell'elaborazione di questo processo, cioè non c'è stato nessun chiarimento del perché questo sia avvenuto, semplicemente è stata messa in atto una sorta di subalternità anche a sinistra, da parte del pensiero unico. Ah, proprio perché non c'è stato un processo critico, secondo me poi escono fuori questi gravi equivoci, cioè non c'è coscienza poi delle differenze, soprattutto delle questioni di fondo che devono ispirare delle scelte. E allora non pensare che Stiglitz possa dire delle cose convenienti in un convegno come quello nel quale sono presenti gli attuali tecnici, che appunto, come ripeto, sono nient'altro che l'espressione di questo grande mainstream che poi anche a livello europeo opera in campo politico, insomma, non mi sorprende affatto. Forse mi sarei sorpresa del contrario. Beh, Beh, sicuramente sicuramente sì, sì, no, no, io io voglio voglio dire dire che che loro loro sono, sono. perché poi qui il dibattito è acceso, no? C'è chi è un po' più complottista, c'è chi pensa che ci sia un disegno, c'è chi pensa invece che legittimamente loro la pensino diversamente e quindi portano. Anche perché poi è vero che noi abbiamo parlato di liberismo, però è anche vero che in una visione liberista non c'è uno Stato che aumenta a dismisura le tasse, che dovrebbe essere uno Stato più snello e allo stesso tempo è vero, io ho meno servizio, ma ho anche meno tasse. In questo caso c'è stata la visione liberista che abbiamo lasciato indietro un po' di persone. E dall'altro lato c'è stata un'invasione dello Stato proprio dal punto di vista, io non voglio usare l'espressione di Berlusconi, delle mani nelle tasche Tasche degli italiani, ma italiane, ma qui qui più più che che le le mani, mani diciamo diciamo che che sono sono entrati entrati delle delle vere e vere e proprie, proprie, no, no, frotte frotte di sì, no, capisco, no, beh, rinoceronti cioè, nelle tasche. sì,
Ma guardi, questo di nuovo non, su un piano generale neppure mi meraviglia, nel senso che se lei ci pensa a livello proprio globale di inizio della crisi economica, con quelli che sono stati i fallimenti privati, che cosa è accaduto? È accaduto semplicemente che il liberismo si è sconfessato, no? Teoricamente dovevano essere lasciate fallire le banche, eccetera. Invece abbiamo visto uno Stato che è Esatto. entrato in soccorso del liberismo. Quindi questa è un'ondata globale che, come dire, mette in evidenza le contraddizioni che si stanno sovrapponendo in questo momento. E questa delle tasse è una di quelle. Cioè, il liberismo, avendo fallito, non ha avuto nemmeno la decenza di riconoscere il fallimento ed è andato a usare strumentalmente lo Stato per soccorrere se stesso, capisce? Quindi questo aspetto delle tasse che lei evoca, se vuole lo possiamo applicare anche al salvataggio che ha dato luogo al salvataggio del debito privato, quindi delle banche, che ha dato luogo come dire, allo scoppio dei debiti sovrani. Stanno proprio sullo stesso piano queste questioni. Appunto, sì, cioè, il liberismo a quel punto è liberismo, il mercato deve essere mercato sempre, non non solo solo quando quando conviene a loro. esatto, non solo quando fa comodo, esattamente. Se come valuta invece sempre in questa, come valutate sempre in questa situazione di confusione, no? Anche questa condizione paradossale per la quale io leggo sul Corriere della Sera di ieri, faccio un esempio, no? Bersani che dice continueremo con l'austerity e manterremo e avremo delle politiche di crescita. Berlusconi invece ce l'ha con lo spread e come dire, parla del problema della svalutazione competitiva, cioè fa dei discorsi che obiettivamente sarà ogni tanto venuto a leggere qualcosa sul vostro blog e in altri discorsi, però insomma è tutto rovesciato, cioè veramente sembra di stare in un mondo di matti, no? Cioè Bersani parla di austerity, mentre il centrodestra dovrebbe avere questo tipo di approccio e la sinistra Sì. parlare un po' più di. Quindi a questo punto addirittura ci tocca dover riconoscere, almeno per quanto mi riguarda, che Berlusconi, per quanto riguarda lo spread e altre cose, ha detto delle cose tecnicamente giuste, poi nonostante le Sì. abbia dette lui, Sì, ecco. no, ma guardi, siamo pieni di questi paradossi, perché se lei pensa, prima citava quell'incontro di Stiglitz organizzato da D'Alema, in cui Stiglitz non ha, guardi, non è che ha detto niente di strano, ha riportato quello che qualunque studente di economia Esatto. studia aprendo il manuale del primo anno, in cui è spiegato il teorema della spesa pubblica col pareggio di bilancio. Col pareggio di bilancio, non stiamo neanche parlando di spendere in deficit, cioè, e dice che se uno prende i soldi dalle tasse tra le persone che non spendono e li spende al posto delle persone che altrimenti non avrebbero speso, il PIL aumenta. È una cosa banale, che sa ogni studente di economia. Monti e la Fornero prendevano appunti, ovviamente. Per modo di dire, lo sappiamo, non è che Sì, non no, è che infatti io quando vedo è. queste scene dico, ma allora lo sanno e quindi No, lo sanno, però. figuriamoci se non lo sanno, sono professori di economia, figuriamoci se non lo sanno, ma dovevano darsi un tono. Per la domanda che mi faceva, questo ribaltamento avviene per due con cause, diciamo. Da Sì. una parte ovviamente c'è la strumentalità da parte di Berlusconi, come dire, deve trovare un argomento di campagna elettorale, parlare male dell'euro, parlare male delle tasse che aumentano, eccetera. Insomma, porta voti ovviamente, Sì, gli hanno questo. dato delle. Riescono a Sì. farlo resuscitare tutte le volte, è Esatto. veramente incredibile. Infatti, dall'altra parte però il problema di quando Bersani sostiene, dice ci vuole il rigore o anche Monti, le stesse parole, Sì, ci vuole il rigore e la non crescita, esiste il rigore con la crescita. è come dire ci vuole l'acqua secca, ci vuole il ghiaccio caldo, cioè se per rigore si intende, come dire, non sprecare i soldi, va bene, siamo tutti d'accordo perché uno dovrebbe farlo. Ma se per rigore si intende quello che si intende normalmente con il dibattito economico, cioè l'austerità, quella che ci viene imposta dall'Europa, Tasse e tagli, tasse tasse, e tagli. tagli, tasse, tagli, beh, non c'è modo, cioè, è matematico, cioè se uno deprime
la domanda aumentando certo. le tasse o tagliando la spesa, non c'è modo di uscire dalla crisi, a meno che non ci sia qualcun altro che lo fa, ad esempio l'Europa. Il problema è che non ci sono attualmente e difficilmente ci saranno in futuro le condizioni affinché questo avvenga. Cioè, cosa dovrebbe succedere? Dovrebbe succedere che domani, o tra un mese, diciamo, tutti i leader europei si riunissero e dicessero: va bene, la situazione è tragica, è drammatica, stiamo per far esplodere l'euro. Come lo salviamo? Lo salviamo diventando uno Stato federale, come sono gli Stati Uniti, dove quando c'è una crisi in uno Stato, automaticamente c'è una spesa, automaticamente, attenzione, c'è una spesa pubblica centrale che va a coprire il calo della domanda. Trasferimento, certo. Esattamente. Perché? Perché come si chiama, la Social Security, cioè le pensioni, sono dello Stato federale. C'è il Medicare, cioè la sanità, diciamo, l'assicurazione pubblica sanitaria. Ci sono i dipendenti dello Stato federale, che sono abbastanza, quindi i quali non temono ovviamente di essere licenziati se lo Stato singolo va in crisi. Quindi ci sono questi che in economia si chiamano riequilibratori automatici, che permettono, diciamo, al sistema di non, perlomeno di non andare in caduta libera. In Europa questo non solo non c'è, ma quel poco che c'è, cioè il bilancio federale dell'Europa, è appena dell'1% del PIL. Negli Stati Uniti è il 25% del PIL. Non solo, nell'ultima riunione si sono messi d'accordo per tagliare anche quel poco che c'è. E allora uno capisce che, insomma, qualcosa non va. Non, ancora, fanno il fondo salva stati, no? Che poi in realtà devono salvare gli stati che hanno salvato le banche, come diceva prima Daniela. No, gli stati si sono indebitati per salvare le banche, no? Quindi che cosa fanno? Fanno contribuire a questo fondo anche i paesi che sono in difficoltà, per cui noi ci troviamo che tra il fondo salva stati e il bilancio europeo, che non è in base a quanto uno è in crisi o meno, ma in base a quanto è il PIL in generale rispetto agli altri, noi ci troviamo italiani a contribuire alle spese europee di più di come se fossimo un paese in avanzo, come se fosse un paese in crescita, mentre siamo un paese in decrescita. Quindi noi dovremmo essere aiutati dall'Europa, invece siamo noi che aiutiamo l'Europa. Noi aiutiamo la Spagna, la Grecia, e poi qualcuno dovrà aiutare noi. Cioè, capisce? È il gioco, sì, delle assolutamente, no, è un gioco perverso, ma in effetti io penso che qualcuno rimane in piedi. E temo, diciamo, che saranno i cittadini, i lavoratori, che si troveranno senza un posto di lavoro, senza l'attività economica che calerà, e questo è drammatico. Il problema che noi stiamo vedendo, no? Mentre la scorsa estate, io quando saliva lo spread in quel modo vertiginoso, oltre i 500, di nuovo quest'estate, governo Monti, dico ai nostri ascoltatori. Quando c'era il governo Monti, appena il governo Monti è stato governo dello spread, perché la media è sempre stata sopra i 400 punti, quindi insomma adesso dire che hanno fatto scendere lo spread è veramente una barzelletta. Guardi, è l'altro Mario che ha fatto scendere lo spread. Esatto, l'altro Mario, sì, con un potere, è bastata la parola addirittura, esatto, quindi immaginiamoci se si comportassero poi di conseguenza, cosa potrebbe succedere di positivo. Il problema è che anche qui la Grecia va avanti da anni, cioè noi possiamo andare avanti così altri 10 anni. Io pensavo invece quest'estate, dico vabbè, salta tutto, almeno si ripartirà con un'altra moneta, faremo la fine dell'Argentina, però almeno, no, quando tutto è distrutto uno sa che qualcosa la può ricostruire. Questa è una situazione perversa nella quale uno ti tiene alla canna del gas e non se ne viene fuori un anno, due, tre, quattro, cioè obiettivamente potremmo andare avanti così anche altri 5-6 anni. Lei pensa che possa andare avanti una situazione di stallo di questo tipo per altri 5-6 anni? No, dico, è un altro paradosso, è una cosa clamorosa, perché io penso a come stavamo un anno e mezzo fa, no? Quando c'è stata Mario Monti e tutto quanto, sono venuti i salvatori della patria.
ovviamente sono sarcastico, ma penso alla Grecia e alla Spagna che stanno continuando cure da cavallo, prendono botte, hanno reagito perché noi in Italia neanche questo, non dico di fare cose ovviamente fuori la legge, ma assolutamente dormienti. Però qui vanno avanti, cioè si può andare avanti un anno, due, tre, che dici vabbè, ma sono 3 anni di sofferenze inaudite per la Ma popolazione. soprattutto il problema, adesso volendo essere un po' cinici, è che sono sofferenze che non solo non servono a nulla, ma rispetto a ciò che si fa e che invece si dovrebbe fare, non fanno altro che peggiorare le potenzialità di uscita dalla crisi. Cioè, si fa quello che si chiama un lavoro negativo. Questo è poi al. E perché poi in verità, sa, per quanto riguarda l'Italia, c'è ovviamente un contesto di crisi che è quello che sta attraversando l'Europa, di depressione, eccetera, per cui si è incartata poi anche grazie, tra virgolette, a ricette sbagliate. Ma poi ci sono anche dei problemi strutturali ben più pesanti che riguarderebbero la necessità di un intervento pubblico mirato. Infatti prima si diceva non a caso che, come dire, la spesa keynesiana poi può essere qualificata per obiettivi e progetti, laddove questo avviene in tutta una serie di paesi anche al di fuori dell'Europa, gli stessi emergenti quali la Cina stanno, come dire, indirizzandosi su interventi molto mirati su settori ad alto potenziale di crescita. Ecco, tutto questo dovrebbe essere fatto ancora di più in Italia. Poiché alcuni dati strutturali ci mostrano da anni una divergenza dell'Italia sulla sua capacità di creare reddito e occupazione assolutamente molto inferiore a quella di tutti i paesi europei, c'è cioè una divergenza strutturale. Quello che voglio dire è che, supponendo anche che ci sia una ripresa del ciclo internazionale, l'Italia è destinata a manifestare in 7 paesi europei una sorta di fiacca nel creare reddito e occupazione. Perché? Perché in verità sono necessari interventi molto importanti dal punto di vista della riconversione industriale e sono necessarie delle politiche mirate, politiche che non sono state mai fatte, non sono, si potrebbe pensare che siano state insufficienti, no, non sono state mai fatte. Cioè, recentemente vorrei ricordarlo a questo proposito, è stato presentato nell'ambito di un convegno presso la facoltà, non più, no, vabbè, non ci sono più le facoltà di economia secondo il nuovo piano universitario, comunque presso Economia a Roma 3 un manifesto sulle politiche industriali che noi abbiamo anche pubblicato e che cosa fa? Denuncia sostanzialmente questa insufficienza che l'Italia si porta dietro addirittura rispetto a paesi dichiaratamente di ispirazione liberista come la Gran Bretagna. Questo significa che noi stiamo in una situazione che, come dire, ci preclude, ci depotenzia e, come dire, e che invece dovrebbe essere più che potenziata proprio perché avremmo bisogno di dare una carica in più a questi interventi strutturali. Proprio sul piano della riconversione industriale, ricordando che l'industria non è qualcosa che appartiene ai miti dell'Ottocento, una sorta di iconografia di un operaio più o meno derelitto, ma rappresenta un potenziale primario anche per quanto riguarda la possibilità di dare impulso alla dinamica dei servizi, cioè Poi comunque oggi mi sembra servizi. che Monti sia stato a Melfi, no? Mi ha ricordato Sì, è stato quest'altra scena Melfi, esilarante, perché qui continua, esatto. la Sì, Matrix. e sarà una lunga saga, soprattutto considerando il periodo elettorale. Ecco, lei, cioè, addirittura immaginare di calare questa visione liberista su un terreno nel quale appunto stati di chiara ispirazione liberale liberista come Regno Unito hanno fatto è pura follia. Cioè, l'Italia ha veramente necessità di un surplus di intervento pubblico. Quindi, insomma, ci auguriamo che tutto questo si interrompa perché, ripeto, è quel che si chiama un lavoro negativo, cioè addirittura non è che non serve a niente, produce ulteriori danni anche in prospettiva, perché poi questi danni
si radicano nei processi, non sono qualcosa di estemporaneo, sono cose che poi hanno, come dire, seguono una sorta di processo cumulativo. Ti risvegli il giorno dopo, c'è una situazione migliore e scopri che mentre ora tutto sommato nella disgrazia sei abbastanza vicino ai tuoi partner europei, nel momento in cui le cose vanno meglio sai, ti accorgi di essere paradossalmente lontano miglia luce, proprio perché sono stati, come dire, ulteriormente approfonditi dei danni strutturali al sistema produttivo. Io prima, siccome il signor Iodice parlava appunto dell'altro Mario, quello che realmente ha fatto qualche cosa, no? Allora io a cosa mi volevo riferire quando dicevo può andare avanti 5-6 anni? Ovviamente non alla sostenibilità delle persone normali, al fatto che il sistema da un punto di vista proprio tecnico possa mantenersi, perché lo spread arriva a 5-600, lui fa una telefonatina, va sul mercato secondario, perché poi non sappiamo poi in realtà quello che succede realmente nelle stanze, no, delle banche, cosa poi, quali interventi il buon Mario, lo dico senza malizia, insomma, o almeno con poca malizia, ecco, quello che poi sta dietro a questo imbroglio, sì, dello spread, ecco, così come viene utilizzato. Io volevo dire questo, cioè magari noi fossimo arrivati a 700-800 punti, così siamo insolventi, c'è la crisi, allora lì si pone un problema. Il cittadino capisce, comprende, e allora lì si può valutare se ritornare indietro, valutare se fare un euro 2, come dice il professor Bruno Amoroso, che vuole fare l'euro del sud e l'euro del nord, cioè, allora lì si può aprire uno scenario. Ci tengono sempre al guinzaglio, quando stiamo per morire, zac, arriva il buon Mario con l'intervento, il finto intervento, pseudo intervento, come vogliamo chiamarlo, e la situazione paradossalmente rimane ferma, è così un po', sì, però un po' assopita. Attenzione che non c'è però un livello dello spread per cui la, diciamo, fa scattare nella gente una presa di coscienza, perché altrimenti in Grecia avrebbe vinto. Altra cosa paradossalmente che ha dovuto dire Berlusconi, quindi, dice noi non potevamo mai saltare in aria proprio tecnicamente. Quindi il punto è questo, cioè che occorre capire che per come è architettata l'Eurozona non è sostenibile e che l'azione della banca centrale, da un lato quando fa abbassare lo spread sicuramente è positiva, e perché non bisogna, diciamo, negarlo. Tuttavia c'è un elemento che noi abbiamo sottolineato sul nostro blog, cioè l'uso disciplinare dell'intervento della banca centrale. Cioè, sì, il ricatto, no? Dice Draghi, attenzione, io vi aiuto, ma voi dovete fare le riforme strutturali. I compiti a casa. Ora, questo, se fosse detto negli Stati Uniti, cioè se il presidente della Federal Reserve sostenesse che Obama deve, non so, riformare il mercato del lavoro eliminando qualsiasi tipo di protezione che lì è già sono basse, o che ne so, abbassare il salario minimo ad esempio, e io penso che sarebbe giudicato uno scandalo e penso che ci sarebbe un'immediata reazione da parte del governo degli Stati Uniti. Perché su queste cose non si scherza, l'autorità monetaria ha dei compiti, non si può pensare di sostenere l'idea che le autorità monetarie siano indipendenti per poi ribaltare il peso e addirittura rendere i governi dipendenti dalle politiche della banca centrale. Questa non solo non è democratico, ma a prescindere dalla democrazia, perché potrebbe anche darsi che, insomma, l'Europa magari potrebbe essere un insieme di dittature, no? Quindi non c'entra solo la democrazia qui. C'è proprio un problema di riconoscimento del potere politico rispetto a quello del potere della banca centrale, che non era mai accaduto. Noi abbiamo pubblicato un articolo del professor Piga in cui si metteva in evidenza uno studio fatto dalla stessa Banca Centrale Europea
che mostrava come l'unica banca centrale del mondo a parlare di politiche fiscali, cioè di politiche che riguardano i governi, sia la Banca Centrale Europea. Cioè la Federal Reserve o la Banca d'Inghilterra o la Banca Centrale Giapponese non si permettono di dire al governo cosa deve fare. Questo è proprio nei numeri. In Europa non succede così. Questo è un vulnus, ripeto, non solo alla democrazia, ma proprio al concetto di Stato, al concetto di separazione di poteri. Noi abbiamo perché succede questo? Perché noi abbiamo costruito con l'euro un esperimento terrificante di liberismo allo Stato puro, in questo senso. Noi abbiamo sostenuto, quando abbiamo creato l'euro, che bastava la banca centrale ad assicurare la stabilità della moneta. Questo è il principio su cui si è basato l'euro, e che tutte le divergenze tra i vari paesi si sarebbero compensate nel tempo, si sarebbero allineati quei cicli economici, si sarebbero allineate la produttività, i salari, eccetera, eccetera, con il semplice fatto di essere all'interno di un'area valutaria. Quindi non c'era bisogno dello Stato. Si è creata una moneta senza Stato, in modo che lo Stato non potesse assolutamente intervenire dal punto di vista fiscale, dal punto di vista della spesa, perché non esiste, molto banalmente. È per questo che la Banca Centrale Europea ha questo terribile potere. Ora, ripeto, ringraziamo pure Draghi quando ci fa abbassare lo spread, ma questo vulnus deve essere sanato, perché o sparisce la Banca Centrale Europea o si crea uno Stato. Non è possibile tenere una situazione del genere, assolutamente. Certo, allora un minuto di pubblicità, poi torniamo e vediamo di provare a dare delle soluzioni, insomma, secondo noi. A me piace molto questo blog, il vostro blog, perché prima di prospettare o provare a trovare soluzioni radicali, è importante capire proprio le basi, no? Allora, e comprendere poi che queste cose che vengono dette non sono cose che sono dette dai maggiori economisti internazionali, keynesiani o non keynesiani. Poi non credo che Krugman sia particolarmente, io non lo so, poi questa etichetta di keynesiano come venga attribuita, ecco, soprattutto se parliamo di cose oggettive e obiettive, ecco. E a questo punto ci sono diverse scuole di pensiero. Abbiamo visto che c'è Amoroso con il suo libro che propone i 2 euro, poi c'è la Mother Money Theory, c'è stato uno scambio di